Presidente, buongiorno. Buongiorno. Dialogo con la Commissione, evitiamo la procedura di infrazione, ma Moscovici dice le regole sono quelle attuali, non si discutono. Ho scritto anche nella lettera. La lettera contiene un messaggio politico molto chiaro. Non vuole certo, non serve la lettera a dire non rispettiamo queste regole, non ci applicate queste regole. Fino a quando non le cambiamo sono queste. Quindi c'è un binario tecnico che va avanti. L'abbiamo avviato per quanto riguarda sul fronte interno, ieri abbiamo deliberato per rendere operativo il congelamento già previsto di 2 miliardi, completeremo mercoledì prossimo, col prossimo Consiglio dei Ministri, definitivamente faremo l'assestamento per certificare come i conti vadano meglio del previsto. Quindi noi potremo certificare che siamo intorno al 2,1 e non al 2,5 come prescrive e prevede la Commissione europea. Questo però riguarda il binario tecnico. Per quanto riguarda l'aspetto più generale politico, l'ho affrontato nella lettera. Sono stato molto chiaro. In questo momento noi abbiamo un patto di stabilità e crescita che è molta stabilità, poca crescita. Dobbiamo invertire un attimo queste regole. Si avvia una nuova legislatura europea. Vogliamo un dialogo, ovviamente, su questo fronte. Riteniamo che si debba lavorare per contrastare la disoccupazione. Riteniamo che ci sia da lavorare per la crescita non solo economica, anche lo sviluppo sociale, e sono ovviamente questi temi che vogliamo ridiscutere. Sul posto della Germania, che creerebbe più crescita in Italia, che è uno squilibrio. È uno dei temi che ho accennato nella lettera, come pure ho accennato il fatto che, anzi più che accennato, ho esplicitato il fatto che se siamo in un sistema integrato, noi dobbiamo competere, come dire, con le sfide del mondo globale, ma all'interno dell'Europa le regole devono essere uguali per tutti. È chiaro che se ci sono delle zone dove c'è attrazione base fiscale, dove c'è una concorrenza fiscale che ci svantaggia, è chiaro che se delle aziende italiane vanno all'estero, all'interno di altri Stati membri, questo ovviamente significa qualcosa. Quindi io voglio competere, ma come dire, a parità di armi, come abbiamo scritto. Il surplus commerciale, idem. È chiaro che se ci sono paesi che accantonano risparmio, piuttosto che riversare questa ricchezza a beneficio anche di tutti e di se stessi, questo è un altro contributo, ovviamente, a un quadro che non ci facilita. Chi è il nostro candidato alla presidenza della Commissione? Com'è? Il nostro candidato ideale alla presidenza della Commissione, lo voglio rivelare, è quello che si predispone a ridiscutere le nuove regole che, sulla base di quello che ho scritto. C'è qualcuno che risposta a fare? Lo verificheremo. Come vedrebbe Merkel? I'm quite optimistic. Merkel presidente della Commissione, come la vedrebbe? Merkel? Presidente della Commissione. Ma guardi, la cancelliera Merkel ha grande esperienza politica, l'ho già dichiarato, ne ho parlato personalmente. L'ultima volta che ne abbiamo parlato, abbiamo accennato anche a questo aspetto, non mi è sembrata disponibile. Vedremo. Il commissario italiano. Senta, ma non è che... Lo saprete presto. Senta, ma non è che Draghi vi ha disinnescato la procedura? Perché gli spread stanno calando di parecchio. Ah, il fatto che lo spread cali fa piacere perché ovviamente favorisce l'intero nostro sistema economico. Avere lo spread alto non ci agevola, ma da questo punto di vista la procedura direi che non è collegata al livello dello spread direttamente. Ma lei conta di evitare? Do you think that a Brexit deal will be completed by the 31st of October and the UK will be out? I hope so, but it's really a dilemma. It's very difficult to predict anything. It is a dilemma you can solve.